qualche video del sabato sera, in attesa di Francia, di Inghilterra-Francia, il Marocco, un'altra delle grandi sorprese di questo mondiale. Sono qui con Bepi TV. Fra poco verrà Giorgio Gherarducci con il suo libro a parlare un attimo del libro, ovviamente, oppure molto del libro e poco dei mondiali. Ma il titolo è forte: Chi al posto di Ballo Touré? Allora, Ballo Touré c'è. E dunque è un giocatore del Milan. Vedremo se verrà, diciamo, confermato nella lista UEFA nel caso, come ho detto nel video di oggi, di uno Zlatan Ibrahimovic che possa recuperare, però in questo caso deve saltare un altro straniero perché la lista ha 17 stranieri e quindi non possono, e Jungdal non c'entra perché è della lista B. E è interessante questo, non dico esperimento, ma in caso di assenza di Theo Hernandez e ci fossero magari dei problemi, anche la soluzione Pobega, una soluzione che vedremo sicuramente nelle prossime amichevoli contro Arsenal Liverpool e non so se PSV Eindhoven, perché magari per il 30 Ballo Touré eliminato col suo Senegal potrebbe tornare. È una soluzione interessante, non definitiva perché Pobega è un centrocampista, però ha la gamba per fare il Theo Hernandez da metà campo in su. Chiaramente non ha l'attitudine di un difensore. La squadra partirà questa sera per il Dubai, arriverà domani alle 6:05 ora italiana, quindi un lungo viaggio per poi nel caldo. E quando il Milan è andato a Malta, a Dubai, ha sempre raccolto poi dei risultati importanti. Speriamo, anche se 8 punti dal Napoli non sono facilmente, diciamo, non possono essere così facilmente alla portata del Milan. Però importante che il Milan salga di prestazione e di prestazioni in maniera tale che possa in ogni caso portare a casa punti. In ogni caso, rafforzato sulla fascia destra, che è stata che in un Milan monco nelle ultime settimane. Abbiamo qui Giorgio, vieni da questa parte. Grazie, ecco, grazie Giorgio. Rifai la domanda su Ballo Touré? No, 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 Rifai la domanda su Ballo non essere Touré? Chi è così. al posto di Ballo Touré? Chiunque. No, dai, no, no, i giocatori del Milan vanno sempre amati. Sì. Ascoltami, volevo dirti questo. Sì, E eccolo qua. Eccolo sta qua, spuntando il nostro ma è libro. dire noi, dopo ne parliamo. Ti Sì. voglio intanto attaccare a questa domanda. E 8 punti dal Napoli vuol dire Milan non sbagliare mai, No, innanzitutto. vuol dire Napoli sbaglia il più che puoi, perché poi possiamo anche non sbagliare mai, ma 8 punti sono 8 punti. Fai conto anche che riusciamo a batterli a Napoli, per l'anno scorso è successa la stessa cosa, abbiamo perso Certo. inopinatamente in casa, una partita sinceramente che meritava ben altra sorte, quel gol di annullato per quel fuorigioco ridicolo Fuori di gioco, è Giroud, geografico. ancora mi fanno, no, che fuorigioco del cavolo, Ah, diciamo così, ecco, va bene, ecco. va bene. Con il gol di E per cui Kessié. metti anche che la provvidenza ripara i torti subiti, ne rimangono altri 5, insomma, Quindi, quindi non basta neanche non poter sbagliare. diciamo che devono aiutarci un po' gli altri, ecco, Ecco, gli altri. Anche se fino oltre a noi adesso stessi. meritano giustamente un applauso perché sono andati Assolutamente, a stanno giocando 200 benissimo. all'ora e quindi nessuno. Niente da dire. Senti, che mondiale, ci siamo visti, ci siamo sentiti ospite del mio canale YouTube, prima del Sì. mondiale. Abbiamo Siamo seguito i mondiali insieme su insieme qui Twitch a Twitch, su Bepi TV e e Twitch sul nostro della canale Jalappas Jalappas Band. Band. Come domanda che tu sei abbastanza tranchant, ti sei divertito? Mondiali? Insomma, no, sono divertito a farlo perché si ride molto, Ah, beh, divertiamo noi certo, anche a noi ci farlo e divertiamo. credo anche il pubblico. Per il resto non sono stati, ma spesso i mondiali non sono neanche così belli, diciamo. Però come diceva anche Pioli in trasmessa Bravo, Sky, esatto. poche squadre hanno puntato sul gioco perché c'è stato anche poco tempo per prepararli. Obiettivamente i ritiri sono iniziati una settimana prima dei mondiali, quindi diciamo che c'è anche quest'alibi. A te piace questi outsiders che vengono avanti o sei per i favoriti che vanno o ti piace Sono questa? un misto, cioè secondo me una finale di un mondiale, almeno una squadra di blasone ci deve essere. Poi però se c'è quello che si dice in inglese Underdog, underdog, eh?
A me diverte sempre, insomma. E allora, e poi ti voglio anche chiedere questo, i giocatori, parliamo dei giocatori del Milan, Sì. poi parliamo in generale, Del Milan o del Milan? del Del Milan. Milan. Allora, Leao, Leao? scelte, allora, visto l'eliminazione del Marocco, scusate, Da contro il parte? Marocco, potrebbe essere sbagliata, però eravamo reduci da una grande vittoria con Gonçalo Ramos. Del Portogallo, come la giudichi tu Io questa? meno guardano dall'estero Leao, più sono contento. Più Ah, tu sta sei da sotto quel. Tamassi, sì, lasciamolo tranquillo. Tanto il nostro campionato all'estero non lo guarda nessuno. Quindi finché lui fa il fenomeno qua, non avrà tante, Ma secondo c'è me, la tante Champions problematiche. League. Sì, però c'è più di che finora non ha fatto sfracelli Leao. Per cui io dico, più sta nascosto, meglio è. Peraltro, ha giocato un quarto d'ora alla fine, è stato il più, non dico il più pericoloso, ma insomma, ha combinato Certo, più lui qualcosa gli sì. ultimi 10 minuti che Ronaldo in mezz'ora del secondo tempo, tanto per dirne. Però lasciamolo lì tranquillo, meno se ne accorgono all'estero, meglio Senti, ci si aspettava tanto da Charles de Ketelaere. È stato. è. Sono mesi che ci aspettiamo tanto da Charles de Però è stato Ketelaere. sfortunato perché invece di entrare in una squadra che funzionava, Non è entrato in una squadra che non funzionava, funzionava. oltretutto con dei problemi pesanti di ambiente. Sì, no, sicuramente non era questo il mondiale in cui poteva Emergere, certo. emergere. Speriamo che emerga dopo, insomma, perché insomma lo stiamo aspettando già da un po' di mesi. Ecco, io dicevo proprio, vogliamo vedere intanto i segnali, non pretendo che faccia il cacà dalla prima No, giornata, però. io vorrei vedere che dimostri di avere i cosiddetti. Prima cosa, perché lui, il rischio è che sia un nuovo Paquetà, ecco. Ovvero un giocatore sicuramente di ottimo livello, ma che al Milan non ha Sì. tirato fuori appunto quel L'esprit. nerbo, diciamo così, da Certo. giocatore da San Siro, insomma, perché poi San Siro intimidisce, è inutile negarlo, cioè, ne Certo. abbiamo visto tanti esempi nel Milan o nell'Inter, anche giocatori forti che però non hanno reso a San Siro. Quindi la speranza che emerga, appunto, soprattutto secondo me caratterialmente, perché tecnicamente si vede che è bravo, capirà anche come si gioca, poi aspettiamo. E Giroud, eroe della Francia che batte Thierry Henry e diventa il cannoniere più prolifico della storia Sì, di una an nazionale? ancora per qualche giorno, perché Mbappé è tempo 6 mesi e temo che batterà tutti, però Giroud, devo dire, per me è sempre una sorpresa, cioè non finisce di stupirmi. Io sapevo che era un buon giocatore, non mi immaginavo che avrebbe fatto così bene al Milan e soprattutto che avesse questa resa atletica, ecco, diciamo che fino all'ultima partita, le ha giocate quasi tutte perché solo l'ultimo mese ha potuto un pochino rifiatare, però cioè, ha fatto cose al 90esimo che non fa gente con 10 anni meno di lui. Con uso la tua poesia, È famosa. la tua poesia famosa, Messi Ronaldo, di questo mondiale. Allora, due giocatori, entrambi secondo me sul viale del tramonto, perché anche Messi sicuramente ha dei colpi migliori, ha più talento di Ronaldo, però cammina questo mondiale, cioè, non è che stia facendo stera, però è vero che la palla l'altro giorno contro l'Olanda, cioè, obiettivamente sprazzi di classe da fenomeno ce l'ha ancora, però anche lui non è più quello E che ti oh. intristisce questo Viale del Tramonto come un grande film di tanti anni fa, di tanti decenni fa di Cristiano Ronaldo? Mi intristisce perché è uno così simpatico che non te lo immagini. Ma no, ecco, io posso dire, credo che Cristiano Ronaldo in un campionato, ma anche in Inghilterra l'anno scorso quando ha giocato ha fatto credo 15-20 gol, Sì, cioè no, ma anche è il campionato ancora italiano ne segnerebbe ancora decisivo, 20. certo, è che è uno meno umile di Messi. Ecco, Messi è arrivato al Paris Saint-Germain, non è che ha preteso di fare il fenomeno, l'ha fatto giocare ma non ha rotto le balle a nessuno. Si vede che Cristiano Ronaldo insomma, ha un carattere un po' diverso ed è questo credo il motivo per cui non abbia offerte da nessuna parte. Allora, Ma mai, parliamo di ma cose. parliamo di cose letterarie. Sì, Il Milan alta è, no, letteratura. il Milan è poesia. Sì, E questo libro è questa prosa. È è prosa. prosa. Mai dire noi, mai dire noi, Noi. tutto quello che non avreste voluto sapere. Mi dici un po' Già la come è stato partenza. l'incipit, come è diviso il. Perché c'è una cosa, parto subito da Sì. questo. Questo. Fai vedere, ci sono dei Ecco. QR code anche dentro, Allora, noi abbiamo roba da visto. giovani. E abbiamo visto, sì, infatti me lo faccio dire a lui, infatti, perché se no sbaglio la pronuncia. Abbiamo visto nei tempi, siamo tutti nati con una Jalappas Veli. Pier Piero, Morirete con la esatto, Pier Jalappas Piero, dammi un po' di personaggi. Ma sì, Attenzione, tutti arrivati, diventati grandi attori.
Pier Piero, poi dimmi di altri Caccamo, periodi, Caccamo, Rubagotti, se sono Rubagotti tanti, e Aldo Giovanni Giacomo con gli Giacomo, gli svizzeri che svizzeri, mi tante facevano cose. impazzire. Sì. Indipendentemente dallo scritto, e poi ci dirà qual è il contenuto, andiamo qua e possiamo vedere questi filmati. Sì, allora, siccome il libro parla della nostra storia lavorativa, Certo, diviso mi sembra in tre è parti. diviso in tre parti, non è diviso, sono tre parti che si intersecano, si Sì. alternano, c'è la nostra storia Tienilo tu che è lavorativa, tengo io, più poi bello. c'è 15 interviste a 15 personaggi più importanti, o che per noi sono stati più importanti nella nostra carriera, da Aldo Giovanni Giacomo, ad Albanese, da Paolo Cortellesi, Fabio De Luigi, e tanti altri, Fermati, sì. fermati. Ma quando li avete scoperti, oppure erano già un Sì. po' fermati, te li aspettavi tutti grandi attori e attori importanti del cinema italiano? Alla loro maniera. Ecco. No, sicuramente noi abbiamo scelto gente di talento, ecco, cioè che avessero talento lo sapevamo, che alcuni di questi avrebbero fatto una carriera pazzesca come è successa, Pazzesca. nessuno se lo poteva obiettivamente immaginare. Torniamo alla divisione, Per o cui meglio una parte è all'intersecazione. la nostra storia, una parte sono interviste a 15 personaggi importanti e piuttosto famosi, insomma, con cui abbiamo lavorato, una terza parte sono invece racconti scritti proprio da noi, da me, Carlo e Marco, ce li siamo un po' divisi, Certo. su aneddoti, curiosità che ci sono successe in questi 37 anni di carriera, quasi tutte piuttosto o divertenti o comunque curiose, dal famoso addio di Teo quando arrivò Lippi per caso nel Ah, giorno me lo lì, ricordo, sì. a altre cose, non so, episodi successi in vacanza, non so, a Marco con Paolo Antoni, sarebbe molto divertente, o altre cose del genere. Un incontro nostro con Galliani per una questione lavorativa, quello che lui era direttore generale di Mediaset per un Certo. periodo. Ce ne sono tanti, una serie di racconti. Possiamo dire dietro le quinte? Sì, assolutamente dietro le quinte. Per cui è un libro, secondo me. E poi ci sono i QR code, appunto, che sono credo una sessantina, perché quando parliamo di determinato personaggio c'è un QR code, uno col telefono scannerizza, diciamo così, e viene rimandato a un filmato che riguarda proprio quel Ah, personaggio di cui meraviglioso. si Allora parla. faccio una domanda molto seriosa, Sì. però, E seriosa, che si fanno anche a degli atleti. Allora, quindi perché 37 la fai a me, che non anni, sono altro? Vabbè, vai. adesso ti spiego. Sì. 37 anni di carriera, non avevo Sì. calcolato che sono 37 anni di carriera. Ti faccio questa domanda. Stimoli ancora? Voglia ancora? Dove li trovi? Se ci sono, dove li trovate, No, è molto eccetera. semplice. Finché ci divertiamo, lo facciamo, perché alla fine abbiamo avuto il privilegio di fare un lavoro obiettivamente molto divertente. E Certo. quindi finché ci divertiamo, la dimostrazione è fare anche ai mondiali su Twitch, su questa piattaforma normalmente usata dai giovani, perché ci divertiamo. E quindi finché avremo modo di divertirci, continueremo a lavorare. Quando non ci divertiremo più, smetteremo. Citazione di Maldini, quando ho capito che andare a Milanello, anche per questioni fisiche, è Certo. diventato un peso, ho preferito finire. Esatto. Direi che quando Noi ci andiamo andare. in macchina a lavorare, però è più Però quando semplice, davanti a però un microfono incominci a sì, che dire. palle, oggi devo andare a fare sta roba qua, vuol dire che forse Di è giunto il lasciare. momento di lasciare. Io ringrazio Giorgio Gherarducci che Grazie con Marco Santin e Carlo Taranto ha scritto questo libro e sono io compagno di avventura della Gelappas Band qui a Bepi a te. Sì. TV, E canale sei il nuovo signor 12. Carlo, perché il nostro Carlo non fa le telecronache, lui certe cose non si diverte più a farle, quindi non le fa. E quindi Abbiamo trovato un altro un signor signor Carlo che devo Carlo dire si è fatto valere. ospite, ospite. Allora io vi ringrazio, In questo tutte le in tutte librerie. le librerie mi sembra che stia È un andando bel bene, tomone, sta andando bene, è divertente, è no? Voi curioso. potete scegliere come tomo o i fratelli Karamazov di Sì, fate Dostoevskij o questo. voi. Un saluto. Ciao. Grazie.